L'appello è questo, di stare comunque tranquilli. La sottoscritta abita a un 100 metri dall'Ordigno, quindi io sto più che tranquilla. E questa mia tranquillità la voglio trasmettere a tutti i residenti. Sarà un'operazione celere, indolore. Sono oltre 7.000 i cittadini foggiani che, in seguito al ritrovamento di un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, avvenuto lo scorso 9 maggio in un cantiere di via Spalato, domenica 2 giugno saranno evacuati a partire dalle prime ore del mattino per consentire le attività di bonifica dell'area interessata ad opera del Genio Militare. Le tempistiche e le modalità dell'avvio delle operazioni sono state stabilite al termine di una serie di incontri susseguitisi in questi giorni presso la Prefettura di Foggia con tutti i soggetti coinvolti. Contemporaneamente, presso il Comune è stato istituito il COC, Centro Operativo Comunale, all'interno del quale siedono tutti gli enti e gli uffici interessati alla complessa attività di pianificazione degli interventi. L'evacuazione parziale e temporanea dell'area interessata comprenderà un raggio di 430 metri dal luogo del ritrovamento. Nei prossimi giorni saranno forniti tutti i dettagli relativi alle modalità e alle tempistiche dello sgombero. In quell'arco di tempo, ovviamente, d'intesa con i vari gestori delle varie utenze, saranno interrotte l'energia elettrica, come il gas e l'acqua. Qualche treno sarà anche soppresso, ma sarà tutto fatto nella tranquillità più assoluta. Io la cosa che ci tengo a dire, perché purtroppo, ahimè, questi social fanno passare notizie che non corrispondono al vero e creano allarme anche persone anziane, persone fragili, e non va bene. Quindi prossimamente usciranno ancora altri comunicati, ancora più precisi, e la cosa che mi sento di dire è di collaborare con noi, perché sia con i residenti sia con le tante attività commerciali che insistono in quella zona.